Per il secondo anno consecutivo, il liceo scientifico Zaleuco di Locri, con la dirigenza del professore Giuseppe Fazzolari, partecipa al progetto A Scuola di Open Coesione, un percorso innovativo di didattica interdisciplinare in cui gli studenti vengono coinvolti in attività di monitoraggio civico, dei finanziamenti pubblici e imparano a confrontarsi con gli open data della PA. A utilizzare inoltre le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa ieri mattina a Locri. Oggi i ragazzi della quarta E sono al centro di aggregazione giovanile per effettuare il monitoraggio civico, perché la nostra scuola è impegnata già da 2 anni nel progetto di A Scuola di Open Coesione. È un progetto di didattica innovativa, didattica interdisciplinare, che richiede quindi l'apporto anche di diversi colleghi nella realizzazione di questo lavoro. È un lavoro molto impegnativo che vede i ragazzi svolgere il ruolo di cittadini attivi nel proprio territorio, perché prendono in esame uno dei progetti che trovano sul portale di opencoesione.gov.it. In cui ci sono i finanziamenti, in particolare i cosiddetti PON, no? 2007-2013, i soldi che l'Unione Europea ha quindi dato perché sul territorio delle varie regioni si realizzassero dei progetti proprio per valorizzare il territorio. Il nostro gruppo quest'anno ha scelto un progetto di inclusione sociale, significa proprio un bene, no? Che il territorio possiede, che viene ristrutturato per delle finalità molto importanti. Fare un centro di aggregazione giovanile, quindi un centro in cui i giovani possano incontrarsi, svolgere attività formative, ricreative. L'obiettivo di questo finanziamento è quello di diffondere la cultura della legalità e prevenire le devianze giovanili. I ragazzi del liceo, la quarta E in modo particolare, ha preso il titolo diciamo, del team è People of Tomorrow e ha lavorato da ben 5 mesi su questo progetto, praticamente cura ut valeas, vedendo appunto sul portale di Open Coesione quali sono stati i finanziamenti iniziali. Poi quella che è la struttura, oggi noi siamo venuti qua proprio per conoscere questa struttura, è una struttura che risale a diversi anni fa, al 1950, e che nel corso del tempo è stata adibita a diversi usi. E oggi invece ne hanno fatto un centro di aggregazione giovanile. Il percorso è strutturato in 5 moduli didattici da svolgere durante l'arco di 5 mesi. Quest'anno gli studenti della quarta E dello Zaleuco, Team People of Tomorrow, guidati dalla professoressa Enza Grillo con la collaborazione delle professoresse Teresa Camera e Esther Iero e coadiuvati dai membri di Europa Diretta, hanno preso in esame il progetto di inclusione sociale Cura et Vales, ristrutturazione di un immobile da adibire poi a centro di aggregazione sociale. A spiegare il progetto è stata la project manager della quarta E. Noi a dicembre del 2015 abbiamo deciso di far parte di questo progetto, dove appunto dovevamo scegliere un progetto presente sul sito di Open Coesione e monitorarlo, ovvero dovevamo fare un lavoro di monitoraggio civico. Noi abbiamo scelto questa struttura, che è la struttura Cura et Vales, che rappresenta un centro di aggregazione giovanile stanziata qui in Locri, diciamo nel centro storico. Abbiamo deciso di prendere in considerazione questa struttura perché comunque inizialmente era stata adibita a centro maternità dell'ospedale di Locri, a alcune classi del liceo classico Ivoliveti sempre di Locri e anche a biblioteca. Poi però è stata chiusa per tantissimi anni. Così c'è stato un bando di gara grazie a dei fondi stanziati dall'Unione Europea e quindi è diventato un centro di aggregazione giovanile. Questo centro però i lavori sono finiti da circa 2 anni ed è stato inaugurato l'anno scorso, soltanto che questo centro non è mai stato riaperto, quindi noi abbiamo deciso appunto di prendere in considerazione questo centro perché appunto nella zona della Locride non c'è nessun centro di aggregazione giovanile e quindi abbiamo pensato che fosse necessario averne uno nella nostra zona.
Questo centro però, in questo centro non sono bastati i fondi che erano stati dati dal bando di gara. Così noi appunto stiamo facendo questo lavoro di monitoraggio civico per cercare di riaprire questa struttura, di farla aprire e metterla in funzione. Non sono stati nemmeno creati i laboratori che erano previsti nel progetto, come per esempio il laboratorio d'arte, il laboratorio di cucina, e quindi appunto vogliamo cercare di farla riaprire. L'importo complessivo dei finanziamenti era di 1.176.000 euro circa, ne è stato utilizzato solo il 54%.